Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo all'interno del giardino dei frati minori cappuccini per raccontarvi le vostre storie. Ecco questo indirizzo di email che vedete in sovrimpressione, dove continuate a scriverci. Come ha fatto Andrea? 1979. Andrea Muscolo, studente al quinto anno di medicina presso l'Università di Bologna. Ecco, lui racconta. Si trova in quell'anno ad un bivio. Ultimo di 8 figli, suo papà anziano lavora ancora per sostenerlo economicamente, ma Andrea ha bisogno di superare un esame fondamentale, anatomia patologica, con un temuto professore universitario per mantenere l'assegno di studio. Se non avessi superato quell'esame, racconta, avrei perso l'assegno e sarei stato un peso per mio padre. Qualche giorno prima dell'esame Andrea sogna Padre Pio, di cui lui racconta e scrive è figlio spirituale. Tra 7 giorni, dice solo testuali parole Padre Pio. Andrea si sveglia confuso, cosa poteva significare? Il giorno dell'esame non è tra 7 giorni e non c'è nessun evento particolare che possa ricondurlo a quel lasso di tempo. E allora lui scrive, mi sono detto, i sogni sono delle illusioni. Nonostante la perplessità, Andrea continua a prepararsi per l'esame con grande impegno, consapevole dell'importanza di quel traguardo. Finalmente arriva il giorno dell'esame. Andrea si reca all'università, ma appena giunto alla porta dell'aula si trova di fronte ad una sorpresa. La porta è chiusa e un cartello annuncia che il professore, lui racconta il professor Piccaluga, è impegnato in un congresso internazionale. L'esame è rimandato tra 7 giorni. Le stesse identiche parole che Padre Pio gli aveva detto nel sogno. Il giorno dell'esame arriva finalmente, Andrea è più determinato che mai, sostiene la prova con brillantezza e ottiene un 30, un voto altissimo considerando la severità della commissione esaminatrice. Padre Pio era intervenuto, grazie anche alle assidue preghiere di mia madre, afferma oggi Andrea con profonda riconoscenza. Quella che poteva essere una situazione di grande ansia e incertezza si trasforma in un'esperienza che Andrea non dimenticherà mai, non l'ha voluta così condividere oggi con noi a distanza di tantissimi anni. Oggi medico di famiglia, ricercatore per l'Istituto di Ricerca della Società Scientifica Italiana di Medicina Generale, guarda indietro a quel momento come a un segno tangibile dell'intervento di Padre Pio nella sua vita.